questa puntata di Dalla Terra alla Tavola salutando Michele Mellano, segretario di zona di Saluzzo di Coldiretti e Cuneo. Allora, con Michele vogliamo parlare di questa esperienza nuova di Coldiretti, la gritata. Che cos'è la gritata? È un'esperienza nuova, come hai detto bene tu, nel senso che è una delle varie nuove iniziative che Coldiretti ha intrapreso di recente, negli ultimi 2 anni, ed è un progetto che ha avuto anche patrocinio di regione e provincia e ha proprio lo scopo di formare delle tate agricole. La gritata, il nome richiama poi quella che è l'attività, nel senso che è stato fatto un corso specifico per delle persone, donne in specifico, coltivatrici dirette che hanno dato la loro disponibilità a fare proprio il lavoro di tata. Quindi è una sorta di baby parking rurale. Sì, una sorta di baby parking rurale dove queste coltivatrici, queste ragazze, donne, praticamente hanno frequentato un corso perché ovviamente si è voluto dare un carattere di professionalità anche all'attività, come è giusto che sia, e adesso iniziano la loro attività dopo aver frequentato questo corso di formazione, hanno proprio un'iscrizione proprio come agritate e aprono le loro aziende ai bambini. Quindi la possibilità per chi non può per lavoro o per altri problemi guardare i bambini tutto il giorno, loro aprono le loro aziende e oltre a aprire le loro aziende, quindi il posto, danno anche l'assistenza e seguono proprio i bambini in tutto e per tutto. Ecco, quindi la famiglia porta il bambino nell'azienda, sì, porta il bambino e poi nell'azienda. Per alcune ore lo lascia, esatto, in azienda, questa azienda accoglie il bambino e poi insomma lo intrattiene per il, esatto, tempo. Esatto, diciamo che si è voluto rispondere possono a anche mangiare in azienda. Possono anche mangiare e si è voluto rispondere a una necessità sempre più impellente nella società di oggi, cioè ormai le famiglie con la crisi, la tendenza è quella di riuscire dove c'è il lavoro a lavorare entrambi i genitori. Non è sempre così scontato perché purtroppo sappiamo i problemi sulla disoccupazione quali sono, però laddove i genitori lavorano entrambi c'è sempre spesso difficoltà anche avere poi i posti negli asili, perché ormai gli asili sono saturi, non sempre si ha la fortuna di avere i nonni a casa che riescono a così guardare i bambini, quindi da questa necessità, da questo bisogno si è creato poi lo strumento che è quello della gritata, che ha avuto un successo non indifferente sia da parte delle operatrici, quindi le persone che hanno manifestato interesse a svolgere l'attività, sia da parte di chi invece vuole usufruire del servizio. Crediamo che l'unire la parte agricola con la parte poi di servizio sia fondamentale, perché uno dei problemi principali della società oggi è che i ragazzi dalle elementari, dall'asilo, vengono su, crescono, non conoscono nulla di quello. Ecco, c'è un limite di età minimo? Sì, c'è un limite di età, perché ovviamente i bambini troppo piccoli, però diciamo che a seconda delle necessità che si hanno nelle famiglie e la disponibilità delle aziende, poi si può andare a vedere, però quello che si è voluto fare è cercare proprio di dare un servizio che sia un servizio anche sicuro, perché le aziende che hanno dato disponibilità sono aziende che sono attrezzate, che hanno strutture adeguate, che hanno i servizi e quindi sono pronte a dare questo tipo di servizio. Però l'obiettivo è sempre di mettere qualcosa di agricolo, quindi già i bambini far vedere il contesto agricolo. Ecco, diciamo che c'è un innesto culturale anche, sì, di cultura rurale che è parte dai giovanissimi, e su questo voi di Coldiretti avete investito molto, già con l'esperienza di fattorie didattiche, sì, che avete portato, avete diffuso nelle varie aziende del territorio, portando i bambini delle elementari, certo, a contatto diretto con il mondo agricolo. Certo. Adesso si fa un passo ulteriore, si parte anche da quelli più piccoli, e cioè che cominciano a respirare, sì, la vita della campagna, la vita, il contatto con gli animali, con la vegetazione, insomma parte veramente da prima, da quando cominciano a comprendere, esatto, a vivere l'ambiente intorno a loro. Crediamo sia fondamentale, quindi si dà un servizio e allo stesso tempo si fa conoscere ai bambini fin dalla più tenera età quello che è il contesto agricolo, proprio perché c'è bisogno di riscoprire determinati valori anche, ma da dove arrivano certe produzioni. L'agricoltura produce cibo, troppo spesso quello che mangiamo non sappiamo da dove arriva. La battaglia che Coldiretti fa da anni è quella della tracciabilità delle produzioni, del Made in Italy, e il progetto Educazione alla Campagna Amica, che è partito anni fa, ha proprio quello come obiettivo, di arrivare nelle scuole, di arrivare nelle famiglie,
di essere sempre più vicini al consumatore e ai cittadini. E crediamo che tutte queste iniziative siano fondamentali per raggiungere questo obiettivo. Ecco, e proprio sulla tua zona ci sono state le due agritate più brave del corso. E quindi noi siamo andate ovviamente con la telecamera a documentare questo nuovo interessante ruolo agricolo, che poi diventa anche un ruolo molto femminile, certo, se vogliamo, proprio di badanza ai bambini. Le due migliori erano di Barge, no? E quindi noi siamo andati a Barge, allora, insieme a te Michele, adesso vediamoci l'esperienza che abbiamo vissuto proprio insieme alle agritate. L'esperienza di Agritata è una novità per Coldiretti Cuneo, una novità per il nostro territorio, un corso che ha visto una buona partecipazione di donne rurali che hanno partecipato proprio per essere disponibili ad accogliere nella loro casa, nella loro cascina, alcuni bambini, una sorta di baby parking rurale in campagna per dare ai bambini la piena libertà e soprattutto la conoscenza, ancora in tenerissima età, di quello che è il fantastico mondo dell'agricoltura. Questo corso si è concluso da poco, ci sono state due agritate che hanno avuto veramente un buon risultato finale, sono casualmente tutte e due nel comune di Barge, quindi ci siamo spostati oggi in Valle Po, siamo venuti a salutare Wanda Giordano e Erika Aymar, che ho qui al mio fianco, e già tutte e due sul lavoro, come potete vedere, perché Wanda a Lorenzo in braccio ed Erika a Francesca. Allora, Francesca è un po' più piccolina, ha 4 mesi, e Lorenzo, ciao Lorenzo, ha già 8 mesi ed è in piena dentizione, quindi sta rosicchiando di tutto e di più. Allora, sentiamo la loro esperienza direttamente. Avete, Wanda, cominciato a lavorare subito praticamente? Sì, il primo contratto è arrivato dopo un mesetto che avevo finito il corso. Una mia vicina di casa ha saputo di questa cosa e ben felice ha provato a lasciarmi il bambino, a vedere se con me funziona, ci sta. Ecco, quindi funziona, devo dire funziona, perché Lorenzo è tranquillo, sta giocherellando, insomma, e Lorenzo lo tiene tutto il giorno? Sì, lei mi ha fatto un contratto di 8 ore e lo tengo dal mattino, anche perché la mamma lavora a un negozio di alimentari, e dal mattino alle 7:30 con la pausa pranzo fino alla sera alle 6:30 che viene a riprenderselo. Quindi una giornata intera con l'agritata. Sentiamo anche Erika, che invece ha in braccio Francesca, che è più piccolina e che è un pochino nervosetta, forse sarà anche la telecamera che la nervosisce. Può darsi, sì. È una grossa novità. Allora, qual è la tua esperienza? Ti è piaciuto? Molto, mi è piaciuto molto, mi ha aiutato a crescere. E anch'io adesso ho qualche contatto di qualche bambino che però ha bisogno solamente in orari sfalsati. E quindi ho 2 o 3 bambini che vengono, mi coprono un po' l'arco della giornata, ma non tutto il giorno. Ecco, allora io direi alle agritate, proprio perché adesso andiamo avanti, vorrei raccontare anche un po' l'esperienza del corso, di prendere i bimbi e sistemarli nelle loro postazioni, perché Lorenzo ha una sua postazione molto particolare, molto morbida, quella che viene chiamata proprio la postazione morbida. Ecco, l'angolo morbido, dove ci sono peluche, cuscini, e dove lui può veramente sbizzarrirsi a giocare con le scatoline che suonano e mordere, come si chiama? Celestino. Celestino, ecco, che mordere nome. Celestino, perché in questo modo, vuoi anche il microfono, vuoi già parlare? No, questo non in bocca, no. No. Celestino per farsi il massaggio alle gengive. Allora, facciamo sistemare
Lorenzo nella sua postazione. E intanto io direi con Erika parliamo di questa. Adesso Francesca, diciamo che è una privilegiata perché fa parte della tua famiglia. La mia famiglia, ecco, sì. Non è tua figlia, ma è la mia nipotina. È la tua nipotina, quindi hai un modo per fare un po' di esperienza, ecco, sul campo dopo aver fatto il corso. In pratica, come ti trovi sì. con Francesca? Molto bene. E come hai detto lei prima, un po' nervosetta, però va bene. È molto brava. Ecco, allora anche Francesca, magari se la vogliamo sistemare, così poi cominciamo a parlare del corso, perché questo è un corso che è durato innanzitutto quante ore? 400 ore. Ma le materie, che cosa vi spiegavano? Ma di materie era un corso un po' generale sulla pedagogia, c'era un po' di psicologia, c'era la sicurezza, l'igiene, il pronto soccorso, quindi abbiamo fatto anche alcune ore di pronto soccorso. E poi prevedeva un tirocinio di 140 ore presso delle strutture come asili nidi, baby parking, perché per ora aggregate non ce ne sono ancora. Ecco, quindi siete andati anche in strutture diverse. Sì, io sono andata nella struttura di Bibiana, 140 ore in un micronido. E mi sono trovata benissimo, anzi saluto Giulia che era la mia tutor, e che mi ha aiutato in questa esperienza con bimbi di varia età, dagli 8 mesi come Lorenzo fino al voi avete presilo. Un arco di temporale sì. per i bambini, dai fino ai 3 mesi anni. Fino ai 3 anni prima, ecco, che dopodiché possono passare direttamente alla scuola materna sì. e quindi rimangono sì. Domiciliati sì. nei vari gestiti, asili che sì. ci sono. Il fatto di anche con la sua famiglia, lei ha parlato con la sua famiglia di fare una scelta del genere, che cosa le ha detto? Era una scelta che avevo già fatto come babysitter prima e mi ero trovata bene, queste due bimbe le ho allevate io, una Giorgia l'ho presa quando era è nata e poi c'era Deborah e quando ho finito che le ho portate diciamo a un'età, Deborah faceva seconda media, e le ho lasciate e la cosa mi è sempre, ho sempre patito un po' di questa cosa qui. Poi quando ho sentito alla televisione della Coldiretti che aveva intenzione di fare un corso così, ho detto, è stato mio marito che mi ha detto, ma perché non ci provi anche tu? Pensavo di non essere più proprio nell'età, però ho detto, ma io tento, se ci arrivo fino in fondo io tento. Beh, non c'è età per fare la gritata, no. Io credo che vada bene sia da giovanissima quanto da signora matura. Penso che lo tieni per sempre, l'amore dei bimbi. Ecco, alla base ci deve essere l'amore per i bimbi, questo indubbiamente, anche perché i bimbi sono impegnativi, soprattutto quando hanno queste età, quindi sono da curare nei dettagli anche per quanto riguarda l'alimentazione. Vi hanno dato delle dritte, vi hanno spiegato come fare per alimentare i bambini? A grandi linee, proprio ci hanno spiegato gli alimenti principali, come sarebbe meglio suddividere il menù settimanale. Però non abbiamo nessun obbligo di menu fisso e niente, possiamo decidere noi in base anche con i genitori, anche con la mamma. In base a quello che il bambino ha già mangiato e tutto, e anche quello che ci offre la natura. La campagna soprattutto. Ecco. E arrivando, proprio grazie a Erika, arrivando al discorso della campagna, come si può inserire questo sistema di agritata proprio nel mondo della campagna, nella ruralità delle aziende agricole? Perché questi bambini hanno bisogno anche di conoscere, di vedere, di capire, di vedere gli animali, di prendere confidenza con la natura. Infatti una cosa positiva del nostro agritata è che non abbiamo bisogno di inventarci delle attività programmate, perché la nostra natura ce le offre, i travasi, i cestini dei tesori che sono tipiche di una tematica dell'asilo o del nido. Noi ce lo troviamo comodo sotto la serra, il travaso, o ci troviamo il cestino del tesoro perché ci sono le nocciole, perché c'è qualcosa di legno che toccano, e le esperienze le fanno tutte vicino a noi, perché possiamo portarli a vedere gli animali, a vedere come si raccoglie il pomodoro, che poi però a mezzogiorno glielo facciamo trovare sulla pasta o così.
Ecco, io direi adesso sia Lorenzo che Francesca sono ancora un po' piccolini forse per vedere sì. queste cose, ma appena avranno la possibilità di essere un minimo più autonomi anche nel movimento, e questo sicuramente vi impegnerà di più entrambe, ma anche la capacità proprio di comprendere, di guardare, di osservare, a questo punto il discorso di inserire la vita rurale, la vita della campagna è fondamentale. Sì, immagino. È fondamentale, infatti quando inizieranno, ma già anche da più piccoli così, si andrà a fare passeggiate, si guarderà i fiorellini, si scoprirà cos'è la natura, com'è veramente la natura, quindi si andrà a vedere, a raccogliere le uova dalle galline, si andrà a vedere le mucche, si andrà a vedere quando si munge il latte, e loro impareranno comunque ad apprezzare la natura e a rispettarla. Ecco, allora, Wanda come ci ha già raccontato che in fondo faceva già una babysitter, quindi aveva già questa passione per i bambini. Tu, Erika, sei molto giovane, hai scelto proprio per questo, perché ti piacciono i bambini? Sì, io ho avuto già anch'io un po' di esperienza prima e ho deciso di buttarmi in questa avventura per mettermi in gioco. Ecco, in famiglia come l'hanno presa? Molto bene, sono tutti molto contenti e speriamo di riuscire bene. Ma noi vi auguriamo un grande successo in questo senso e soprattutto speriamo, anzi ci auguriamo che questa esperienza, questo esperimento possa crescere, possa aumentare sul territorio, perché sempre di più c'è bisogno di nuove strutture che possano accogliere i bambini, i nuovi bambini che arriveranno. Gli asili nido sono pochi, purtroppo a numero chiuso, ci sono sempre delle famiglie che si trovano in difficoltà perché non possono lasciare il posto di lavoro e non possono avere magari dei nonni vicini che diano loro una mano, e quindi ben venga l'esperienza dell'agritata. Per adesso voglio dire, mi sembra che sia partito con i migliori auspici. Speriamo. Noi vi auguriamo un buon lavoro, anche perché quest'autunno io credo che non ci saranno soltanto più Lorenzo e Francesca. Sì, no, speriamo di avere altri contratti, come si chiamano da noi, anche solo per poche ore, perché il nostro bello è che c'è una varietà di ore, ci gestiamo nell'arco della giornata come hanno bisogno i genitori, perciò speriamo che di averne ancora altri. Bene, allora se volete più informazioni sull'agritata, su questo nuovo servizio di Coldiretti, telefonate in Coldiretti, certo, e vi sapranno dare tutte le informazioni del caso e naturalmente anche gli indirizzi delle nuove agritate. Qui ne abbiamo due efficientissime, bravissime, quindi fidatevi.